Signorotti, Hakuna Matata, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati con un nuovo video di Clash Royale. Allora, raga, io ci ho provato a registrare Clash Royale live, però boh, non è che mi faccia impazzire, poi mi distraggo dalle live. Quindi ho preferito di nuovo portarvi Clash Royale registrato appositamente per il secondo canale. Spero che questo vi faccia piacere. Vi invito a iscrivervi al secondo canale. Scusate, c'è un po' di casino qua. Dove c'ho la roba? Dov'è? È di lasciare un bel pollicione in su. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Scusatemi, ma ho questa qua dello store, che non dovrebbe stare qui, ma magari dovrebbe stare da questa parte qua, perché non so se lo sapevate, ma abbiamo anche lo store dei paguri di CiccioGamer89, www.cicciogamer89tgg.it. Con il codice CiccioGamer89 otterrete sempre il 5% di sconto su tutto, tranne che sulle mystery box. Allora, Clash Royale, ovviamente codice creatore CiccioGamer89. Ho visto che vi piace quando sto appresso ai deck, e questo mi fa piacere. Mi è uscito come secondo deck più forte, se non erro, esatto, in questo momento, su royalapi.com, questo qua che si chiama il Blower Fish Boy, che il nome è anche molto carino. E in questo momento avrei queste due carte da potenziare. Allora, dato che tanto le dobbiamo potenziare, mi vado a potenziare insieme a voi il bocciatore, che è una carta abbastanza prepotente. In realtà la dovrei portare ancora su di un livello. Allora, che fai? Codice creatore CiccioGamer89. Te ne vai sopra, sopra, e si va a fare questo acquistino. Allora, questo modo di fare a me proprio non mi sta bene, ragazzi, che continuo a spendere soldi su Clash Royale anche se in realtà non ce ne fosse bisogno. Però che fai? Non te lo porti il bocciatore di livello 15? Lo fai per forza, lo fai per forza, lo fai per forza. Mi mancherebbero solamente le guardie, ma... Grazie, ragazzi, è stato difficile, è stato davvero duro. Nuovo livello, abbiamo anche un baule del livello che spero che mi dia qualcosa di incredibile. Ma non so che roba di incredibile mi possa dare, dato che già abbiamo tutto. Vabbè, mastino lavico. No, vabbè, mastino lavico. Io non dico niente. Fate tutto voi in chat. Non voglio sapere niente. Tra l'altro, meno male che me ne sono accorto, dato che ho partecipato al torneo di Nefasto, non è quella la modalità giusta. Meno male che me ne sono accorto, meno male. Quanto manca alla fine della stagione? 4 giorni, e non è che manca tanto. Quindi neanche a dire che posso registrare tutti sti video uno appresso all'altro. Allora, questo non era male come deck, ma io vado a incollare. Eccolo qua. Vamos! Belli cattivi, belli gagliardi, ragazzi, subito un bel pollicione in su. Grazie mille a tutti quelli che mi supportano su Clash Royale, su tutti i giochi Supercell, insomma, grazie infinite. Se vi va di lasciare un bel commentino qui sotto, vi apprezzo, eh. Cioè, non è che... apprezzo tantissimo. Lo sapete, non è che dovete per forza scrivere qualcosa di intelligente, però... mi fa piacere. Facciamo così. Ah, però non ho visto... ah, dovevo mettere il cannoniere. Ve l'avevo detto che sono un po' scemo, non ve l'avevo detto? Mi sembra di avervelo detto, no? Che sono un po' scemotto. Perché dovevo mettere il cannoniere. Quella è... allora, è difficile la situazione, me ne rendo conto. Secondo me... guardate, a buttarvela così, secondo me io ho perso. Così, eh? Cioè, se proprio vi dovessi di qualche cosa. Ragazzi, lui sta tutto aria, io sto tutto terra e... sì, qualche danno gliel'ho fatto, niente di catastrofico. Oddio, insomma, proprio niente di catastrofico, no. Però mo vorrei capire che cosa faccio, perché se lui mi tira la mongolfiera, ragazzi, la torre comunque la vince. Sicuramente, a mio avviso, l'opponent potrebbe... no, non gioca l'opponent. No, l'opponent ha giocato. Ma secondo me è buono questo, no? Il problema è che sì, povero me, io ci provo anche, ma a fare che cosa? Cioè, la mongolfiera, raga, per me è una di quelle carte che in questo momento non posso farci niente. Guardate quanto fa male, oh. La mongolfiera è incredibile, raga.
E lui, diciamo che se si gioca bene la scintilla, io non credo di poterci fare niente, o sbaglio? Perché quello arriverà un po' mezzo massacrato. Un po' mezzo, però, infatti, avevo detto. Attenzione, non avevo detto totally massacrato. Ce la dovrei fare. Mi serve questa assolutamente. Ok. Quello è fondamentale. Infatti il reset pure è stato incredibile. Facciamo così che secondo me... Guarda quello stronzo come è rimasto in vita. Incredibile, ragazzi. Vai, vai, mi servono... Mi serve un po' di sta roba, raga. Oh, finalmente una cosa buona. Dai che forse forse la scammo pure. Dai che forse... Ai, 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 ai. Secondo voi riesco a difendere tutta sta roba qua in 14 secondi? Voi di che dite? Io parlo della mongolfiera. Sì, 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 sì. Non doveva farmi fare la torre, ragazzi. Quindi questa, a mio avviso, rubata come poche cose. Il deck l'ho giocato abbastanza bene per essere la prima volta. Bocciatore. A me, allora, è una carta che contro per me è veramente una merda. Però avercelo in mano non è male. Il bocciatore non è davvero davvero male. Poi pure le guardie di basso livello, non lo so, dovremmo... Ci dovrei pensare un attimo, vai, splittiamo le guardie. Ah, devo mettere il cannone. Non me lo ricorderò mai, tanto lo sappiamo tutti, no? Che non me lo ricorderò mai di mettere il cannone, mai, 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 mai. Bombarolo Evo non sono capace molto di utilizzarlo, eh. Parliamoci seriamente. Questa secondo me è fortissima. Tregamadra a me piace tanto. Pure lui c'ha il bocciatore, ci sta. Qualche dannino, qualche cosetta piccola. Per esempio questo è un errore da parte mia. Che dobbiamo fare, ragazzi? Non tutte le ciambelle escono col buco. Ah, stesso praticamente. Raga, praticamente il deck è molto molto simile a quello di prima, se non praticamente identico. C'ha questo però, raga, c'ha anche il drago infernale. Cioè, questo veramente è un po' apocalittico, se me posso permettere, eh. Questa ci sta... Ah, raga, sto trovando solo questa tipologia di deck. E la cosa mi spaventa. La cosa mi spaventa davvero tanto. Qui, ovviamente, non dobbiamo dire niente. Anche se prendo dei danni, non dobbiamo dire niente. A mio avviso, questa non la vinco. Non è che voglio fare sempre le solite cose. Ah, mo se la... No, 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 no. È un dato di fatto, raga. È un dato di fatto, perché sicuramente qui dobbiamo tirare in difesa lei. Metti caso che lui mi tira i pipistrellini e sta roba qua. Lui c'ha drago infernale, raga. Lui c'ha drago infernale, quello è il problema. Lui ha il drago infernale. Vedete che non gli sto facendo niente praticamente. Vai con mongolfiera, zii. Ragazzi, io con tutto il bene del mondo, ma veramente con tutto il bene del mondo, questa non credo di poterla fare. Però Clash Royale, per cortesia te lo sto chiedendo. Io te lo sto chiedendo per cortesia. Non facciamo il solito giochetto. E dai, su, non facciamo il solito giochetto, che è brutto. Che io ho un deck e tu mi devi mettere sempre i counter contro. Mo oggi girano le mongolfiere, fate al caso. Se io adesso cambio deck vi faccio vedere che le mongolfiere non le trovo più. Ed è un dato di fatto, no? Cioè, che potevo fare io contro la mongolfiera? Cioè, contro quel deck, ma che potevo fare? 2 su 2, vediamo, magari in questo momento... Per X motivi... Sta davvero girando sta roba qua. Che vedevo di io? Questa... E tostarella, Qualche dannino lo facciamo. Esatto, però devo stare molto attento qui. Facciamo così.
La duchessa, ora che è stata nerfata, regà, se ti arrivano sotto torre ti fanno molti, molti più danni. Io devo aspettare, devo perdere l'Isir. Loro mi piacciono tanto a me, le guardie. È una truppa che comunque apprezzo. Peccato che loro ce l'ho di livello 14. Lui sta giocando male la macchina volante, a mio parere. Di nuovo loro qua. Di nuovo loro qua. Non capisco se... perché le attiri di qua, secondo voi? Cioè, non è un errore che gli vado a difendere in maniera abbastanza semplice. Speriamo di aver fatto bene il timing. No, come al solito. Sto giocando un po' ste carte. Non le sto giocando benissimo, eh. Se proprio vedevo di la verità spassionata e mega galattica, potrei giocare molto molto meglio. Questo è buonissimo. Qui si fa così. Ripeto, peccato loro. Proviamo, che dite? Che secondo me è un peccato andare, esatto, a perdere quella truppa là. Si fa così. Se riuscissi a fare una giocata decente, raga, io la partita la porto a casa. Esatto. Questa è una giocata decente. Però posso dire che a confronto a quella di prima, questa è uno spasso proprio sta partita, raga, eh. Cioè veramente uno spasso proprio. Mamma mia, sei uno spasso. Lei comunque rimane un'ottima carta ancora. Guardate quanti danni mi ha fatto con la pirotecnica Evo. Non so se la fulmine l'ho tirata bene. Ah, e infatti dicevo, ma al tizio manca qualcosa. Che gli manca al tizio? Ma mai possibile? Mi sa che ha giocato bene, sapete? Mi rimane comunque un attacco incredibile, eh? Ma vedete che lui sta giocando completamente un po' a caso, eh? Mi sembra abbastanza un dato di fatto. È stato bravo, perché è stato bravo, però sta anche un po' giocando a Katsum de Ganem, eh? Cioè, dico la verità, mo perché mi ha fatto un bel attacco, è vero. È vero, è vero, è vero. Sono loro che mi preoccupano un botto. Bella la fireball. Raga, sono loro che mi preoccupano tantissimo. Le guardie, non l'ha mai tirate fino adesso. Mo che le sta tirando mi sta dando problemi. Ovviamente facciamo così. E io farei anche così. Devo stare attento alla fireball. Mi sembra che un pochino stiamo recuperando adesso, eh. Non voglio di... ok, allora lasciamo di questo. Esatto. Vedi qua, già ci siamo comportati in maniera totalmente diversa, no? Sapendo che comunque lui aveva le guardie, che si era tenuto in canna, tra virgolette, per tutto questo tempo qua. Già sono riuscito un pochettino comunque a destreggiarmela in maniera completamente diversa. Sono contento. 1669. Facciamo un'altra, dai. Però non so quanti video posso registrare oggi con questo deck, anche se mi piace parecchio, perché... essendo che tra 4 giorni esce la season, quella nuova, io sicuramente questo video lo vedrete domani. Oggi è il 28, lo vedrete il 29. Quindi, mannaggia a me. Allora, ce l'ho, la difesa ce l'ho, non è che non ce l'ho. Sono molto... ah, non è orribile la situazione, io ve lo dico, eh. Cioè non è proprio brutta, 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 brutta. Cioè fa un po' cagare, ma non è così brutta, fidatevi di me. Può sembrare, me ne rendo conto, eh. Io proverei a fare una roba del genere. Così ci abbiamo un buon attacco. Che secondo me questo è fortissimo. Mi fate fare un pipistrello, per favore, grazie, gentilissimo. Quella fireball tirata così mi è piaciuta tantissimo da parte dell'opponente. E lei diventerà un problema. Facciamo così. Ok, che cosa avrei fatto io? Ah no, è vero, perché c'ho la torre. Cavolo, regà. Cioè, il deck contro è fattibile, però mi ha fatto diverse mosticine e niente male.
Perché tanto lui andrà a abilitare qua, no? Se non erro. Se non erro qui lui andrà a abilitare. Cioè io abiliterei. Esattamente. Ce la dovrei fare senza fare niente, perché lui praticamente era vuoto. Allora, in realtà l'opponent, io ce la potrei quasi fare. Lui ha tirato le frecce, ha anche la fireball. La fireball mi spaventa, perché me la tira sulla strega madre, capito? E fa un macello, raga. Totali macello grosso, grosso, grosso. Lasciamo sicuramente così. Devo giocarla molto molto bene. Ma veramente tanto tanto bene la devo giocare. Ah vabbè, è vero, c'era la torre maledetta. Mirky, questa non so quanto dalla sega vada bene, eh. Ti sei un po' spaventato, non ci hai capito niente. Lui, ricordatevi che ma sia la mamma un po' così. Lui ha le frecce. Ah, peccato, eh. Oh, regà, la potevo giocare molto meglio. Dico la verità, con una ventina di secondi in più la vincevo. Questa è totalmente, totalmente sbagliata da parte mia. Qui non gli posso fare niente. Qui è stato un errore mio, ho capito dopo. E pazienza, pazienza, pazienza. Però su questo deck qua ci si può ancora lavorare. Ragazzi, vi voglio bene. Al prossimo appuntamento, al vostro 89. Peccato questa, eh. Peccato, poteva essere nostra. Bella.